Palloncino sgonfio pesa 2 grammi, meglio, ha la massa di 2 grammi, è la massa dell'involucro di gomma. Palloncino gonfiato con elio, questa è la densità, assume forma sferica di 16 cm di diametro, quindi 8 cm di raggio. Dimostra che il palloncino lasciato libero vola verso l'alto. Palloncino sgonfio, 2 grammi, la massa dell'involucro di gomma. Palloncino gonfio pieno d'elio, per dimostrare che vola verso l'alto, possiamo fare in due modi. O calcoliamo la forza peso e la spinta di Archimede e facciamo vedere che la spinta di Archimede è più intensa della forza peso, così che lo spingerà in alto. Oppure calcoliamo la densità del palloncino e facciamo vedere che è minore della densità dell'aria, che è questo valore. Infatti la spinta di Archimede è esercitata dall'aria, così che se la densità del palloncino è minore della densità dell'aria, il palloncino risale verso l'alto. Cominciamo con la densità del palloncino, che è la massa diviso il volume. Quando diciamo la massa intendiamo sia l'involucro di gomma che l'elio contenuto dentro, la somma dei due contributi. La massa dell'elio in particolare la posso calcolare conoscendo la densità dell'elio per volume. E il volume lo posso calcolare con la formula della sfera, 4 terzi pi greco r cubo, 8 cm lo scrivo come 0,8 decimetri, così da avere il volume in litri. Il litro è il decimetro cubo, quindi 2,14 litri. Quindi la massa dell'elio contenuto nel palloncino è la densità dell'elio per il volume dell'elio, che sarebbe la sfera, 2,14 litri, inoltre chilogrammi al metro cubo, lo posso anche scrivere come grammi al litro, dividendo per 1000 sia il chilogrammo che il metro cubo. E il risultato viene la massa dell'elio espresso in grammi, 0,382 grammi, che va sommata la massa dell'elio con la massa dell'involucro di gomma per dare 2,38 grammi, grosso modo. Dunque questa è la massa totale del palloncino gomma più elio. Diviso il volume del palloncino viene la densità del palloncino, 1,11 grammi al litro, e è un valore minore della densità dell'aria, che era 1,29 grammi litro. Quindi è dimostrato che il palloncino risale in superficie perché la sua densità è minore di quella del fluido che lo circonda, cioè l'aria. Vediamo il secondo metodo. Calcoliamo la forza d'Archimede con la solita formula, densità del fluido, in questo caso l'aria, 1,29 grammi litro per G, l'accelerazione di gravità, per il volume immerso, cioè il volume d'aria spostata, che è il volume del palloncino, perché tutto il palloncino è completamente immerso in aria. Quindi per 2,14 litri il risultato è 27,1 mN. mN perché grammi per metro al secondo quadrato è un millesimo di newton. Ora la forza peso del palloncino, dobbiamo prendere la sua massa complessiva che avevamo calcolato prima, 2,38 grammi all'incirca per 9,8 metri al secondo quadrato, e il risultato è 23,3 mN, grammi metro al secondo quadrato, mN, e si vede che la forza peso è minore della forza d'Archimede, quindi il palloncino viene spinto nettamente verso l'alto, nettamente nel senso che la forza netta che lo spinge è la forza risultante o forza totale, è la differenza tra questi 27,1 N della forza d'Archimede meno questi 23,3 newton, millinewton, della forza peso, e quindi la forza totale che lo spinge in alto è 3,8 millinewton.